Salvatore Cioffo, candidato a sindaco della lista Nuova Alba. Ecco, già nello slogan c'è un qualcosa di nuovo. Qual è la novità che rappresenta questa lista? La novità che rappresenta questa lista è data da un fatto molto reale che può essere tranquillamente verificato dai nominativi. Noi siamo l'unica lista che dietro le facsimile che vengono distribuite ai cittadini ha pubblicato i nominativi dei componenti della lista, di ogni candidato. E questo è sintomatico, vale a dire la nostra lista è costituita da persone giovani che si sono messi in gioco, hanno messo a disposizione la loro intelligenza, la loro professionalità, le loro competenze, a disposizione di un progetto di rinnovamento del nostro paese. Di questa lista non fanno parte persone, candidati, appartenenti alla vecchia amministrazione, alle due amministrazioni sciolte per infiltrazioni camorristiche, cosa che non possono dire le altre liste. Ecco perché probabilmente non hanno pubblicato i nominativi dietro i facsimili dei loro candidati. Quindi è una lista fatta al 90% di giovani, con una componente di persone più esperte, con esperienza amministrativa, come il sottoscritto e come l'assessore, il candidato D'Onofrio, il Cecoro, che abbiamo già rivestito dei ruoli amministrativi. Quindi c'è l'esperienza e poi c'è l'entusiasmo e la carica, la passione dei giovani. Io uso dire in genere quando faccio i comizi, c'è il nuovo con l'usato garantito. Quindi una lista bella, giovane, propositiva, piena di progetti. Difatti il programma l'abbiamo scritto insieme, non abbiamo preso un programma, abbiamo fatto un copia e incolla. Noi siamo stati a tavolino e abbiamo discusso di vari problemi del paese e abbiamo fatto insieme il programma. Un programma che comunque è un programma aperto ai cittadini. Non abbiamo fatto un programma iperarticolato, ma abbiamo fatto un programma che può essere aperto e che ancora oggi, durante la campagna elettorale, è aperta alle proposte dei cittadini e che inseriremo chiaramente se i cittadini vorranno onorarci del loro voto e vorranno far sì che noi possiamo andare ad amministrare il comune di San Cipriano, un programma che poi sarà completamente esposto, anche comprensivo dei suggerimenti dei cittadini, sarà esposto laddove nell'insediamento del sindaco ci sarà il discorso programmatico dell'amministrazione su cui poi il Consiglio dovrà dare la fiducia. Ecco, lei ha parlato di taglio al passato, quanto è importante dare questa idea in una campagna elettorale che comunque si tiene in un paese come quello di San Cipriano e di Aversa? Ma il taglio al passato bisogna darlo. Noi siamo un paese che esce da 10-12 anni di disastro amministrativo. Abbiamo un comune che ha il dissesto finanziario, un disastro ambientale, con piazze completamente abbandonate a loro stesse, le strade impraticabili, una viabilità, una mobilità interna ormai diventata impraticabile. C'è un disfacimento del tessuto sociale. Abbiamo dei giovani che non hanno speranza. Io, facendo il caseggiato, parlo con i giovani, quando faccio i comizi, quando faccio gli incontri nelle case, io parlo con i giovani e mi rendo conto come non c'è speranza, non c'è una sfiducia. Noi ereditiamo tutto questo. Io dico, siamo all'anno zero, da questo noi dobbiamo ripartire. Ecco perché la lista che abbiamo costruita è una lista che ha una discontinuità rispetto al passato. Ha una discontinuità rispetto al passato in quanto è costituita da persone, ripeto, l'ho detto già prima, giovani, entusiasti, con delle idee, con dei progetti e dall'esperienza. Però la discontinuità è data anche dal fatto che delle due amministrazioni sciolte per infiltrazione camorristica, vale a dire di coloro i quali
hanno determinato questo disastro, non ce n'è nemmeno uno, ma non ce n'è nemmeno uno né candidato nella lista né che appoggi la lista dall'esterno. E questo penso che sia un vero segno di discontinuità, perché come faccio io a presentarmi ai cittadini avendo a fianco a me persone che sono state compartecipi di questo disastro? Il tema principale, un tema che comunque viene molto sentito dai cittadini, è quello ambientale. Come bisogna intervenire in merito, secondo Salvatore Cioff? Lei mi diceva prima che è stato un incontro con la terra, con il Comitato Terra dei Fuochi. Noi quando ci incontrammo con i comitati a Casapesin, decidimmo di chiamare questo comitato, poi non si è più verificato, Terra dei Fuochi dei Veleni. Perché la terra dei fuochi era quella che interessava prevalentemente la zona di Caivano, diciamo quella zona lì, dove il problema ambientale è rappresentato dall'incendio di materiali plastici e quant'altro derivante, diciamo, dalle fabbriche della zona. Il nostro problema era un altro, il nostro problema era l'inquinamento ambientale del sottosuolo dovuto al sotterramento di rifiuti tossici. E allora bisogna andare a vedere come, innanzitutto, per quanto riguarda l'ambiente, determinare una bonifica di questi terreni. Chiaramente è stata fatta già una mappatura, sono ancora in corso, ma penso che siano ormai in fase di completamento, gli esami dei terreni per sostanziare quali sono i materiali, le sostanze, i metalli pesanti, per esempio, che inquinano quel terreno. Si hanno già raggiunto la falda acquifera profonda. Però il problema è un altro. Il problema è fatto una volta la mappatura, una volta fatto questo, bisogna poi andare a vedere come ripristinare questi terreni. E una volta fatto questo, poi andare a vedere come per i terreni salubri bisogna, diciamo, incentivare quella che è quella produzione. E allora da qui può nascere una possibilità di sviluppo, per esempio. Mettere su quei terreni, una volta fatta la mappatura, individuate le sostanze nocive, le sostanze tossiche, mettere su quei terreni delle produzioni no food. Questo penso che l'avete già sentito, perché è una cosa di cui si parla, ma questa è un'idea che nacque. Io ho fatto parte dei comitati, diciamo, abbiamo partecipato alle riunioni, eccetera, in tempi non sospetti. Quindi quando non c'erano elezioni, né previsioni, eccetera, molta gente si è messa in campo adesso, ma è un percorso lungo che abbiamo fatto, anche con Antonio Marfella, per esempio, penso che lei, che siamo amici, eccetera, abbiamo discusso molto spesso di queste cose. Quindi mettere su questi terreni delle produzioni che non siano delle produzioni, non food significa non alimentare, non destinate agli alimenti. Quindi delle produzioni come la canapa, l'eucaliptus ed altre piante, anche la floricoltura casomai, renderli produttivi. Però è chiaro che se tu per esempio fai una produzione di canapa, io dico sempre la canapa è come il maiale, non si butta niente, poi questi, tra l'altro, tra virgolette, dico, tra parentesi, dico che queste produzioni bonificano poi loro stessi il terreno. Sono delle piante bonificanti, quindi tu qua puoi fare sia la bonifica del terreno negli anni e quindi riportare poi il terreno allo stato originario, sia poi creare delle produzioni, quindi c'è una riconversione in pratica agricola di quelle zone e dei nostri territori. Ma è chiaro che con questo tu devi creare poi una filiera che ti permetta di mettere in circolo quello che può derivare dalla produzione, per esempio faccio l'esempio della canapa, per quanto riguarda l'edilizia, mattoni isolanti, oppure i pannelli isolanti, le fibre, e quindi entrare nel mondo del tessile. Ed è chiaro che questo tu lo puoi fare solamente, innanzitutto se crei una filiera, ma se poi crei tutta una serie di rapporti con la Camera di Commercio, con la Confindustria, e questo è chiaro che ha bisogno di finanziamenti. Però attenzione, perché una volta che noi abbiamo bisogno di finanziamenti, bisogna poi vedere questi finanziamenti come vengono gestiti, perché noi
non crediamo che la camorra sia del tutto sconfitta. Quindi bisogna essere vigili su queste cose. Quindi e noi cittadini, amministrazioni, dobbiamo essere i primi a essere vigili che non ci siano infiltrazioni nel gestire questo piano di bonifica. E questo per quanto riguarda la parte inquinata. Poi abbiamo la parte invece che non è inquinata, quindi che interessa i terreni salubri. Lì, ed è stato già approvato dalla Regione Campania, il marchio sanitario di qualità. Allora lì mettere il marchio sanitario di qualità. Vale a dire, i nostri prodotti debbono essere i prodotti più garantiti d'Italia e quindi d'Europa. Chi mangia un pomodoro che viene da Villa Literno deve sapere che quel pomodoro è stato super analizzato, viene da terreni completamente salubri e quindi può essere consumato con estrema tranquillità in qualunque parte d'Italia. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la nostra agricoltura ritrovi il valore che aveva una volta. Noi siamo la terra felice, in effetti, la vecchia Campania felice, la terra di lavoro. Dobbiamo ritornare ad essere la terra di lavoro. Tutto questo va chiaramente pensato in un progetto di territorio. È chiaro che San Cipriano da solo che fa? È chiaro che Casala da solo non può fare niente, né può fare niente Casamesenna. Però insieme anche agli altri comuni del comprensorio fare un progetto di sviluppo. Ed è chiaro che per fare questo c'è bisogno di amministrazioni che siano trasparenti, limpide, oneste, su cui nessuno abbia da poter mettere dei dubbi. Ecco perché io dico che la mia lista è l'unica lista che può presentarsi a testa alta di fronte alle istituzioni, perché io penso che il sindaco del comune di San Cipriano deve poter sedersi davanti alle istituzioni, prefetti e quant'altro, a testa alta, ad occhio vivo, e guardare negli occhi le istituzioni con cui si raffronta, perché i sancciprianesi, perché rappresenta i sancciprianesi. E se il sindaco può avere qualche problema nell'ambito della formazione dei suoi consiglieri comunali, è chiaro che questa possibilità non ce l'ha. Ecco perché io dico che la mia lista e la mia amministrazione, se verrà eletta da sancciprianesi, ha questa possibilità, perché non ha all'interno personaggi impegolati con vecchie amministrazioni sciolte per infiltrazione camorristica. Non sto dicendo niente di strano, basta andarsi a pigliare il consiglio comunale, come era composto il consiglio comunale delle due amministrazioni sciolte per infiltrazione camorristica, e vedere chi sono poi i candidati nelle varie liste. In via conclusiva, definisca con tre aggettivi la sua lista. Giovane, progettuale e che pensa al futuro. Perché votare Nuova Alba? Lo dice il nome, votare Nuova Alba perché dall'anno zero in cui siamo, quindi dalla notte da cui stiamo per uscire, finalmente sorga il sole che dia una speranza sia a noi che ci poniamo per poter progettare il futuro, sia i giovani che insieme a noi progettano il futuro, perché le loro idee, le loro speranze le debbono mettere in campo, e sono loro gli attori del loro futuro e sono loro gli artefici del loro futuro. Noi attueremo i progetti, le idee che sono venute da questi ragazzi che si sono seduti insieme e hanno fatto un progetto per San Cipriano ed un progetto per il territorio. Ecco perché bisogna votare la lista Nuova Alba, perché è una lista che si propone di costruire il futuro di San Cipriano e non di salvaguardare gli interessi di qualcuno. Ho scelto insieme anche ad altri il candidato sindaco Salvatore Cioffo perché credevo nella sua persona e soprattutto nella sua onestà, visto che lo conosco da almeno 15 anni e siamo stati sempre a fianco uno con l'altro, quindi questa cosa ci ha rafforzato, ci ha portato a dire: Salvatore Cioffo è la vera personalità per San Cipriano, che potrà portare fuori da questo incubo San Cipriano, perché San Cipriano adesso
è praticamente sta uscendo fuori da un incubo per come è stato gestito e anche per quello che è successo nelle due ultime campagne elettorali. La coscienza di voto, quanto è importante avere una coscienza di voto in una campagna elettorale come quella di San Cipriano di Aversa? Ah, adesso penso che sia stato proprio una cosa importantissima e fondamentale, perché se San Cipriano non si rende conto di dover cambiare e di scegliere una persona che potrà gestire il comune per almeno 5 anni, è proprio l'ultima speranza che c'ha. Quindi diciamo, passata questa, penso che non ci sarà più altra occasione a breve termine. Diciamo, come è composta la lista? Intendo, cosa secondo te rappresentano gli altri componenti della lista, te compreso, per il futuro di San Cipriano? Cosa stanno a rappresentare? Che emblema sono per San Cipriano? Ah, sicuramente la speranza e poi anche la capacità tecnica, persone innovative e che anche ho conosciuto, alcune ho conosciute in questo periodo proprio speciali, nel senso che siamo un'unica famiglia e siamo subito entrati in una serie di intese tra di noi, quindi secondo me facciamo una squadra perfetta insieme. Chi va a votare prima di scrivere, cosa si deve ricordare? Si deve ricordare il famoso sole che sorge, perché San Cipriano è importante che volta pagina e che sia fiducioso nel futuro. Paolo Cecoro, prima esperienza amministrativa, se doveste avere la meglio dopo le elezioni, cosa rappresenta per te presentarti all'interno di una lista? Per me, innanzitutto, prima di fare questa scelta ho riflettuto molto e ho pensato che fosse stato il momento giusto e opportuno per poter farsi avanti e poter fare qualcosa per il futuro del nostro paese, della nostra comunità, perché è molto semplice stare al di fuori della macchina amministrativa e poi puntare il dito verso gli altri e dire che perlomeno non abbiano avuto le capacità o non sono stato in grado di fare qualche cosa. A questo punto ho deciso di mettere in campo la mia professionalità, le mie potenzialità e l'ho fatto con molta coscienza, perché prima di fare tutto ciò ho analizzato un pochettino, cioè il progetto di Salvatore Cioffo, cosa aveva in mente, cosa voleva per il nostro paese. E diciamo che le idee e i pensieri concordavano. Quando abbiamo visto questo, diciamo, è la cosa che ha facilitato di più questa scelta e penso che insieme a lui sia un bel percorso, oltre che insieme a lui, insieme all'intera squadra, perché poi, come diceva il dottore, è una bella squadra formata da professionisti, da giovani che hanno, conoscendoli in questo percorso, diciamo così, ho capito che hanno grande potenzialità e sono propositivi. Propongono veramente progetti per le problematiche della comunità, della stessa comunità, e allora questo poi ti dà tanta fiducia nella squadra in sostanza e diciamo che insieme potremo dare veramente una grande svolta al nostro paese, perché poi siamo svolta al nostro paese, ma non solo, veramente si pensa insieme al futuro e al cambiamento totale del nostro paese. Basta, come diceva prima poc'anzi il sindaco, si inizia dall'anno zero e veramente inizieremo dall'anno zero e cercheremo di curare al massimo tutte le problematiche della comunità, che si partano sia dalle opere che anche insomma dalle varie tasse che i cittadini subiscono in questo periodo. Certamente cercheremo di giostrare e verificare al meglio la macchina amministrativa, tireremo tutta la documentazione fuori, la analizzeremo al meglio in maniera anche capillare, vedremo da dove vengono fuori tutte queste problematiche e cercheremo di affrontarle e di aggiustarle nel miglior modo possibile. Ecco, si è parlato tanto di giovani, quali sono le prospettive occupazionali per i giovani al giorno d'oggi? Ma diciamo che per la macchina amministrativa oggi parlare di forza lavoro territoriale, fare promesse inutili è invano, però diciamo fa parte del nostro progetto tentare di portare qui nella nostra area produttiva veramente
aziende che possono dare forza lavoro sul nostro territorio. Ma no, aziende, per esempio, noi abbiamo qui un'area PIP dismessa da decenni, probabilmente affidata, gli stessi lotti affidati a imprenditori che fino ad oggi comunque non hanno realizzato niente sugli stessi, sulle stesse aree. Allora, il nostro progetto è cercare di contattare aziende, ma aziende vere e non fittizie, che possono investire sul nostro territorio e anche con piccole unità di forze assuntive, cioè forze lavoro che loro prendono dal nostro paese, possono dare lavoro ai nostri giovani. Certamente c'è da tener conto che questo è sempre un comune, una macchina amministrativa non è che poi possa dare posti di lavoro come si è fatto fino ad oggi. Fino ad oggi si è fatta una campagna elettorale, forse ieri nel passato e anche oggi si continua a fare campagna elettorale promettendo posti di lavoro. Io invito proprio a quei cittadini, visto che già negli anni passati hanno avuto tante promesse di posti di lavoro e forse qualcuno le ha fatte sì in maniera fittizia, gliele ha anche dati, però a termine delle elezioni insomma poi dopo sono stati rimandati a casa. Allora io dico, oggi qualsiasi candidato che entra in una famiglia e ha la possibilità di dare un posto di lavoro, gliene sarò grato io in primis, anzi sarei anche capace di votarlo. Però nello stesso tempo invito al cittadino che nel momento in cui vada qualcuno a casa sua e che gli prometta qualche posto di lavoro, gli dico, riflettici, non accettare promesse, va bene? Se loro hanno questa capacità e questa potenzialità, accettalo oggi il lavoro, anche a tempo indeterminato, e votalo, mettiti la bandiera in mano e vai a votare questi soggetti, perché vedi che tutt'oggi si fa campagna elettorale alla vecchia maniera, cioè in sostanza quello che si predica in mezzo alla strada poi non si pratica in realtà, e sicuramente questi non siamo noi. Noi non abbiamo mai illuso un cittadino, non abbiamo fatto una campagna elettorale andando nelle case delle persone promettendo cose impossibile secondo le nostre possibilità, in più non abbiamo mai comprato la dignità delle persone, perché è offensivo per la stessa, cioè proporsi in maniera sporca davanti a un cittadino che oggi è sofferente. E proprio perché, eccoci qua, una persona che oggi mi fa una campagna elettorale similare, sporca, e andando a offendere la casa in cui lui entra, in quel caso lui mi domanda e dico, perché lo fai? Qual è il tuo scopo e qual è il tuo obiettivo? E su questo dovrebbero riflettere molto i cittadini. Una persona che viene a casa mia e mi offre un qualche cosa, qual è l'obiettivo dello stesso? Allora, a quel punto dovrebbero riflettere e farsi un'analisi generale. E una volta che si fanno questa analisi, non possono altro che dirottarsi verso la lista Novalba. Viviana Capasso, la lista di Salvatore Cioffo non vende sogni, ma solide realtà. Certamente, non vende sogni perché noi bacchette magiche non ne possediamo. Noi, come diceva il mio caro amico Paolo, non promettiamo utopie ai nostri compaesani. Noi vogliamo soltanto ciò che prima ci apparteneva, ciò che veramente è il cuore del paese, quello che una volta c'era e adesso non c'è più. E chi meglio di noi giovani può sapere che cosa è il meglio per San Cipriano d'Aversa? Il ruolo delle donne nella politica. Il mondo appartiene alle donne ormai, no? La donna diciamo ha una sensibilità maggiore rispetto all'uomo, quindi magari può curare degli aspetti che un uomo può trascurare e magari avvicinarsi tramite un forum per le donne, essere più vicine alle tematiche dei bambini e conoscere al meglio diciamo le paure e i bisogni della donna di famiglia. Ecco perché è fondamentale che una parte femminile faccia parte della macchina amministrativa.
Ecco, la macchina amministrativa che quindi deve vedere i cittadini come suoi figli. Sì, infatti anche noi, come il dottore Scioffo, lo vediamo come un po' come il nostro papà, anche perché ultimamente passiamo più tempo con lui che con la nostra famiglia. E lui è la persona più adatta ad amministrare questo paese, perché veramente gli sta a cuore, cioè lui lo fa per passione, non ha altri fini, lo fa perché vuole lasciare ai propri figli, ai propri nipoti, qualcosa di migliore rispetto a ciò che è oggi. Cosa diciamo a chi sta ascoltando, chi votare il prossimo 26 ottobre? Sicuramente votare la lista Nuova Alba, ma non perché io voglio dire che sia meglio delle altre. Loro devono analizzare uno a uno tutti i candidati di tutte le liste, soprattutto i candidati a sindaco. Il dottore Scioffo è un grande comunicatore, una grande persona, una persona onesta soprattutto. Quindi è l'unico capace di poter amministrare in maniera onesta, pulita e trasparente San Cipriano d'Aversa. Quindi sicuramente votare la lista Nuova Alba.